Carissimi amici della Pognotomia, puntata speciale questa settimana di mercoledì, perché devo presentare un prodotto che mi è stato inviato per un test da Paolo Colnaghi, che ringrazio, che è titolare di Rasoi Milano, spero che si veda il brand, che mi ha contattato proprio per conoscendo la mia passione per i rasoi. Perché lui ha proprio voluto creare un rasoio, il Populus, che è un rasoio che è stato, diciamo, messo sul mercato come proprio rasoio di Rasoi Milano. Infatti, vedete come si prende nella scatola della confezione. E con la sua custodia e la scritta Rasoi Milano. Mi ha chiesto di testarlo, di valutare un attimo come funziona. Allora, innanzitutto partiamo da quello che si vuole porre l'obiettivo, il produttore, il venditore, insomma. Un rasoio già, diciamo, aggressivo, in qualche modo, no? Qua efficace. Un rasoio adatto a chi cerca un rasoio efficace. Rasoio che pesa 50 grammi, quello qua, il Populus. 50 grammi di cui una trentina sono nella testa in leghe di zinco e maniche in alluminio poi. Maniche abbastanza lungo, non lunghissimo. Design abbastanza futurista, se vogliamo. Vedete queste linee molto rotondeggianti. E questa esposizione che effettivamente sembra importante. Poi lo proveremo. Questo è il primo esemplare che viene proposto sul mercato da Rasoi Milano, come rasoio proprio marchiato Rasoi Milano, non ancora di produzione italiana, però l'idea è quella in futuro di Paolo Colnaghi, in futuro di proporre nuovi rasoi, in particolare addirittura un rasoio tutto, diciamo, made in Milano. Questa è un po' la cosa che mi ha anticipato, che io ho trovato molto interessante come idea, no? Un rasoio a chilometri zero, ma questi sono progetti futuri. Vediamo invece quello che abbiamo adesso, che è il Populus. Rasoio dal prezzo contenuto, perché 25 euro costa, che si pone appunto già come rasoio, diciamo, importante, dall'efficacia importante. Effettivamente il bilanciamento è molto sulla testa, vedete come si è bilanciato molto sulla testa, quindi necessita probabilmente una tecnica un po' più accorta per quanto riguarda l'angolo di rasatura. La novità è appunto questo prodotto che non c'era, insomma, e proviamo a provarlo per vedere come funziona, per vedere come va. Proviamolo subito. Proviamolo con ovviamente io quando provo il rasoio utilizzo le CAI. CAI su questo rasoio che si pone come parametro quello dell'efficacia, dovrebbero dare un risultato, insomma, vediamo. Sono lame molto molto affilate, come voi sapete. Quindi questo rasoio è prodotto in questo momento in 100 esemplari, mi raccontava chi me lo ha dato per il test. Che non sono numerati, ma sono 100. Quindi fine di questi 100 questo rasoio sarà, non lo so, al momento sono 100 comunque. Allora, vedete un po' l'esposizione, che dite? Il lato
È abbastanza esposto, mi sembra. Sì, effettivamente c'è gap. Questa forma così rotondeggiante che mi ricorda quei quadri futuristi, veramente questo rotondeggiante, così un po'. Proviamolo però sulla pelle, perché poi alla fine. Allora, oggi fa caldo. Niente di meglio che una provaso verde, di cui ho messo l'aftershave in freezer, che è una cosa fantastica. Poi vediamo dopo. Allora, mettiamo un po' di acqua, pennello, usiamo il nostro, gli amici della Pomodomia, tra l'altro superati 2000 iscritti al canale, ringrazio tutti, veramente di cuore, anche per le belle parole che spesso leggo e che gratificano sia me che tutti gli altri ragazzi, Luca, Matteo, che partecipano di questa esperienza ludica ma anche seria, se vogliamo, con gli amici della monotomia. Noi ci divertiamo, ma ci divertiamo tentando di fare una cosa seria, che insomma, diffondere un po' la passione per la natura tradizionale, cosa di sicurezza in particolare. Qui penso che ce ne sia abbastanza. Usiamo la ciotola di Rocco Contini e iniziamo il montaggio. Aggiungiamo un po' d'acqua, avremo il Populus, il rasoio Milano. D'acqua, guarda come monta bene la ProRasa. Prodotti low cost non avranno le cose che io non capisco niente di chimici, però male non sono, io lo dico proprio con tutta l'onestà del mondo, cioè, pur apprezzando e avendo creme, saponi da svariate decine di euro, questo mi piace, che devo dire. Mi cerco il viso allora. Questo è eucalipto, mentolo, bello estivo. E poi questo è proprio sali barbiera, gente da fare per eccellenza. Chi avrà frequentato i barbieri. Lo voglio un po' più ripido però, un po' più d'acqua. Questo Populus che rappresenta, almeno come vedo io, un ottimo tentativo di proporre al mercato un rasoio nuovo, no? Questo, tanti saponi, tante creme, tanti aftershave, ma rasoi, siamo sempre lì. Allora, italiano, cioè, questo qua non è Made in Italy, ma pensato per fare italiano, diciamo così. Allora, io ci vado piano all'inizio perché l'ha dedicato. Cioè è gestibile. Però non fa.
Prigionieri, attenzione, perché questo è il classico falso amico, cioè nel senso che bisogna stare attenti perché taglia forte. Anche se essendo gestibile non si sente moltissimo, non c'è più niente, guarda. Però bisogna stare attenti perché effettivamente la nave è molto esposta. Per ora. Non ha creato incidenti. La barbera di 2 giorni e praticamente non c'è più. Finiamo il pelo e il pelo è fatto. Si sciacqua molto facilmente perché appunto essendoci molto gap, vedete che l'acqua scola molto bene nel rasoio con la calce. Io direi che qui basta un obbligo contro per insieme perché non c'è più niente. Allora, andiamo di obliquo. Mi devo imporre di non prendere confidenza perché la lama è esposta. Anche se devo dire che ho gestito di assolutamente rasoi molto complicati, almeno per il momento, poi aspettiamo fine rasatura. Io dico sempre quando mi viene fornito qualcosa per un test, lo dico perché l'utente deve sapere che il mio giudizio, anche se io sono un giornalista, quindi sono allenato a essere, anche se qualcuno riderà perché molti non hanno simpatia per i giornalisti, a essere come dire, imparziale, è chiaro che una cosa che viene offerta per un test può essere, ci può essere un giudizio condizionabile, quindi via dirle le cose, no? Cioè, un conto è un acquisto che ho fatto, un conto è un test, però chi ha fiducia nella mia professionalità può stare tranquillo che non mi faccio condizionare. Ritocchino dei baffi. Allora, abbiamo ottenuto un simpaticissimo BBS. Quindi andiamo due passate. Allora, sto tenendo un attimo, ecco qua forse ancora qualcosa, vediamo di fare proprio una cosa precisa.
Qua c'è ancora qualcosina. Facciamo un contropelino qua. Ok. Adesso siamo a posto. Sciacquo il viso. Sciacquo il viso. Ecco qua, e tamponiamo un attimo. Allora, come vedete, ha ranzato via tutto. Allora, io qui devo dare un giudizio e ho una difficoltà, perché questo strumento mi ha fatto un servizio, devo dire, completo, cioè non c'è più niente. Ma fino a che punto la mia mano allenata e modestamente esperta ha creato, diciamo, le condizioni per poter arrivare a questa rasatura? E fino a che punto invece le caratteristiche del rasoio hanno agevolato questa cosa? Questo non lo so dire in questo momento, così preciso. Posso dire che con una mano allenata, qui stiamo parlando di un rasoio che su una roba di 2 giorni è perfetto. Dovrei farlo provare a uno che magari ha una mano meno allenata per poter dire se è per tutti o non per tutti. A me è sembrato un rasoio agevole, un rasoio non di quelli che ti mettono in difficoltà, anche con questo disegno futurista, come l'ho chiamato, permette un angolo di rasatura gestibile. La lama è piuttosto esposta, però, quindi probabilmente serve anche una mano, insomma, di un certo tipo. Però è promosso, al di là di tutto, è promosso perché intanto è una novità sul mercato italiano. E tanto di cappello a chi ha avuto l'idea. E ha un prezzo super accessibile, nel senso che materiali comunque nobili, perché parliamo di alluminio e leghe di zinco. Pensato, un rasoio pensato, cioè non è un rasoio. Parliamoci chiaro, non è l'ennesimo clone dell'Edwin Junger o del R89, come io ne ho acquistato uno che mi è arrivato ieri negli Stati Uniti, non faccio nomi, ma acciaio, però alla fine è un clone dell'Edwin Junger, per essere chiari. È una novità, cioè è una cosa, diciamo, nuova, che effettivamente funziona, molto efficace. Populus. Rasoio Milano. Quindi ringraziamo Collaghi per avermi fatto provare e lo ringrazio, anzi non parlo per me, maiestatis, e devo dire che l'ho trovato veramente efficace come mi era stato presentato. Di 2 giorni, diciamo, perfetta. Quindi secondo me ci sta tutto. Aftershave andiamo a prendere in freezer. Scusate il ritardo, grazie l'assenza, non il ritardo. Guardate che bello gelato, guardate che bello. Pro raso, ovviamente, stiamo in tema. È fantastico, questo, guarda che d'estate. Ah, che piacere. Io lo metto in freezer mezz'ora prima e non tanto. Viene voglia di non finire mai, no? Di splasciarsi. Perfetto. Bene. Cosa dire ancora? Un piccolo accenno, ma vi faccio perdere tempo forse, sulla linea Pro Raso Verde. Qualcuno la critica per una presunta basicità della stessa. Io la trovo ottima. Chiaro, siamo su un entry level, siamo su qualcosa di molto semplice, insomma, tra virgolette.
Siamo su un prodotto molto diffuso, ma il suo risultato lo fa. Poi non avrà tutte le varie caratteristiche dei saponi più evoluti, non avrà, avrà un sentore molto classico, no? Poco ricercato, però secondo me questa è la base. Non vi dico niente perché sapete già che mi piace molto, perché se no non l'avrei scelto per fare per ora l'unico prodotto che è marchiato, diciamo, con il nostro nome, amici della Monotomia, sul pennello di Essa Cosmetic, che si conferma comunque un gran montatore sia in ciotola che in viso. E poi niente, concludiamo ancora mostrando il Populus, che effettivamente è un, secondo me, un esperimento ben riuscito, insomma, un buon rasoio per chi pur spendendo una cifra contenuta, vuole qualcosa di molto efficace, che non sia troppo efficace come magari un open comb, piuttosto che, ma che porti via una bava di 2 giorni senza pietà, diciamo così. Quindi complimenti e ringrazio ancora, chi me l'ha fornito per il test. Buon mercoledì a tutti e ci vediamo domenica con un'altra rasatura. Ciao a tutti.